Buonasera, ciao ragazzi, come state? Scusate il leggerissimo ritardo, ma diciamo che sono in fase di consegna di qualcosa di molto importante che spero tra un po' vi piacerà e per ora non diciamo altro, però visto che è l'inizio della diretta, quando poi qualcuno la rivedrà, la prima cosa che sentirà sarà questa, io sarò molto contento, anche perché siete dei pazzi scriteriati, perché avete addirittura riportato in classifica il cazzaro verde e dovete continuare a farlo perché dovete ri riacquistarlo, ma anche se ce l'avete già, dovete ricominciare ad acquistarlo, regalarlo a tutti. E quindi spero che questo nostro rapporto di fiducia tra scrittore e lettore prosegua anche nelle prossime mie esperienze, nostre esperienze, sicuramente in libreria, sicuramente in edicola e magari un giorno anche a teatro, quando ci permetteranno di tornare a teatro. Mentre io, come sempre, sto condividendo su tutte le pagine, comprese quelle che mi ha ormai suggerito il mio bravissimo imitatore Renato Minutolo, e io insisto, faccio questo appello per Renato Minutolo, a Renato Minutolo, mi raccomando, Renato, mi devi dare il PIN del sito dell'INPS, perché io non ce l'ho il PIN dell'INPS ed è importante, e mi devi dare soprattutto la password per entrare nel sito della Protezione Civile, perché io voglio essere la mascherina neuronale di questi tempi storici. È una cosa a cui tengo moltissimo. In cambio, Renato, ti do la ricetta del mio pane, addirittura anche le frittelle alla Rosario Dawson, perché te la do quella ricetta lì. Ti insegno come si fa a piangere in diretta con le lacrime mentre si ascolta Roger Waters e si impasta insieme il pane, così avrai anche questo segreto, perché è l'unico segreto che ti manca, credo, tra tutti quelli che io ho, perché me l'hai scoperti tutti. Però sappi che hai fatto incazzare la mia compagna, perché hai fatto una battutina alla fine dell'ultima tua diretta che, insomma, lei non ci è rimasta benissimo. Comunque, e in effetti sei stato molto perfido, te lo dico, ha ragione lei. Comunque, allora, mi fa piacere citare Renato perché è molto molto bravo, quindi guardatela la sua imitazione perché è veramente bravissimo. Ma stasera, io oggi, anzi, che ore sono? Sono le 19, non so neanche dove sono stasera. Sono le 19.07, 19.08, mi sono appuntato 3-4 cose che voglio dirvi, anche perché in un momento di masochismo sono andato, prima di collegarmi con voi, un attimo nella pagina Facebook di Matteo Salvini, e meno male che ci sono andato, altrimenti non avrei potuto commentare l'ennesimo delirio meraviglioso che lui ci ha regalato. La sua pagina è straordinaria, anche se soffre quella pagina lì. Quella pagina lì soffre, amico mio Matteo, soffri sempre di più, tu e la bestia soffrite sempre di più, queste interazioni che scendono e io salgo e vi ho superato, quanto starete soffrendo. Ma non parliamo di queste cose. Qual è la canzone che io ho scelto per stasera? Sapete, ragazzi, la cosa strana qual è? È che io mi sono reso conto che non avevo ancora mai messo nessuna canzone di quello che è uno dei miei più grandi maestri, oltre a Roger Waters, ed è questa persona qua. Io non avevo ancora mai messo niente di Giorgio, che è una cosa incredibile. E lo porto a teatro da 10 anni. Mi sono laureato anche su di lui ormai 20 anni fa. Mamma mia, come passa il tempo. È vero che in parte non l'ho messo mai perché è difficile mettere qualcosa di Giorgio, perché Giorgio ha scritto delle canzoni e dei monologhi che hanno molto a che fare, sono strettamente attinenti allo spettacolo intero. Quindi non posso mettervi una canzone ad hoc, altrimenti dovrei mettervi tutto lo spettacolo. Se io vi faccio mettere, se io vi. Che ne so, vi faccio ascoltare Quando è moda è moda, è fortissima, però bisognerebbe capire perché l'ha scritta, è la stessa cosa io se fossi Dio, e poi sono canzoni da 8, 9, 10, 13 minuti. Però mi è venuta la folgorazione, mi è tornata in mente una canzone che forse conoscerete, che io sentii anche dal vivo, una delle prime volte in cui andai a vedere Giorgio e lo intervistai. Nel 96 lui faceva uno spettacolo che si intitolava semplicemente Gaber 96-97. Dentro c'era già questa canzone che poi lui ha riproposto praticamente in ogni spettacolo e in ogni disco. E voi ditemi se dentro il testo di questa straordinaria canzone non c'è tutta la radiografia del politico peggiore di oggi. Quindi ascoltate il testo e pensate, che ne so, a Salvini, pensate a Renzi, ma pensate anche all'elettore medio di Salvini e all'elettore medio di Renzi. E ditemi se in questo proprio ritratto fisionomico, psicologico e elettorale che fa Giorgio Gaber, non ci rivedete Salvini, Renzi e i loro elettori, non tutti, ma l'elettore medio che difende a prescindere tanto Salvini quanto Renzi, più o meno sono gli stessi elettori. Ecco qua la canzone straordinaria. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo.
nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile al twist, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessanto autista. Da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Vederlo qui era meraviglioso perché imitava questa canzoncina. Io sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più esistenzialista, ultimamente sono un poco troppo a me. E ditemi se in questa strofa non c'è Renzi, non c'è Salvini e l'elettore medio, soprattutto quello di Renzi, mi verrebbe da dire. Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle e chiare dentro la sua è un progettato di opinioni. Quanto sei bravo, bello. E quanta voglia di pensare, pensa per sentito dire. Questo è bello, pensa per sentito dire. Perfetto. La buona opportunista, si adegua senza pagina e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista sapete scivolare dentro il mare della maggioranza, è un animale assai comune che vive di parole da conversazione. Di notte sogni vengono fuori i sogni di altri sognatori. Come si fa? Che testo è? Scrolla la sua testa. Pazzesco. E stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando il colpo. E obbedisco, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Che mostro di genialità Gabriel, che mostro di genialità Luporini. Troppo bravo. Vive questo già gli basta. Devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi. Il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista. Dovete applaudire anche voi, altrimenti non faccio la diretta, mi fermo. Ragazzi, amici miei, chi non ha mai visto dal vivo Giorgio Gaber non sa assolutamente quello che si è perso. Incredibile, la capacità profetica che ha sempre avuto quest'uomo è incredibile, è spaventoso.
Esattamente l'opposto di Salvini e di Renzi, no? I grandi intellettuali anticipano i tempi, li precorrono, riescono a capire quello che succederà e spesso non sono compresi dai contemporanei perché sono troppo avanti. E i politici di oggi sono quasi tutti l'esatto opposto, proprio sono così indietro nel tempo che neanche arrivano al presente, figurati al futuro. E piacciono anche per questo, per la loro esilità, per la loro pochezza. Ovviamente nel piacere qui mi riferisco più a Salvini, perché Renzi credo piaccia soltanto al suo specchio, laddove il suo specchio ha cominciato a essere un po' presbite, perché se ci vedesse bene anche il suo specchio non sarebbe sicuramente particolarmente entusiasta, ma per carità, ognuno è narciso e narcisista con quello che ha e quello che può, quindi massima solidarietà umana, fisica e morale a Matteo Renzi. Allora, io vi parlerò di Salvini perché ha scritto un post 3 ore fa che è lancinante. Vorrei anche parlarvi un po', se me lo ricordo, quindi ricordatemelo a un certo punto, di Zingaretti, perché mi piacerebbe che Zingaretti ci spiegasse, anzi lo dico già adesso, io vorrei chiedere al signor Nicola Zingaretti se ci fa sapere da ora fino ai prossimi giorni cosa vuol fare da grande lui e il suo partito, perché io con Luca Sommi ieri sera abbiamo intervistato il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, grazie a proposito perché eravate tantissimi, sebbene fosse una giornata un po' complicata, c'era il concertone del 1° maggio per quanto ridimensionato, c'erano anche delle trasmissioni politiche con ospiti apparentemente forti, quindi era difficile andare bene, siamo andati molto bene, quindi grazie. Boccia è stato molto chiaro perché lui ha detto a domanda diretta: io non ipotizzo neanche un governo diverso da questo, o per meglio dire un governo che non contempli e non consideri la presenza contemporanea di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Questa è una risposta forte, perché è del tutto ovvio che se tu hai un uomo come Matteo Renzi, un politico, si fa per dire, come Matteo Renzi, che sta facendo di tutto per far cadere il governo che lui stesso ha voluto e di cui fa parte, l'alternativa è o si va a votare oppure si cerca di brigare per un governo senza i 5 Stelle. Ma perché questo governo senza i 5 Stelle ci sia, ci deve essere per forza il Partito Democratico. Boccia è stato molto chiaro, altri ministri sono stati molto, molto chiari. Io non so voi, ma mi sembra di percepire un certo imbarazzo in questa fase storica da parte di Zingaretti, che non è mai stato esattamente l'uomo più carismatico dell'universo, diciamo che non è famoso per il carisma Zingaretti. Sarà famoso come bravo amministratore, sicuramente una brava persona, non discuto minimamente questi aspetti, di sicuro quando utilizzo la satira feroce la utilizzo per personaggi che la meritano molto più di lui, quindi la valutazione che io posso dare di Zingaretti a oggi è una valutazione un po' da 6 meno meno, o magari quando sono un po' benevolo da 6 pieno, perché anche nella prima fase del governo è stato sicuramente più efficace, o per meglio dire più risoluto lui che non Di Maio, ci credeva molto più Zingaretti che non Di Maio, e questo è qualcosa di estremamente importante che bisogna riconoscergli, e come sono contento di riconoscerglielo. Quello che mi delude però di Zingaretti è in questa fase il vedere come, io non so se siete d'accordo, ma è come se io vedessi Conte che viene lasciato al macello come se fossimo in guerra, e Conte che sarebbe il generale, che sarebbe il comandante, dovrebbe teoricamente essere protetto dagli altri, non dico che gli altri dovrebbero sacrificarsi per lui, per amor di Dio, però insomma, un po' fagli breccia, fagli difesa, cerca di proteggerlo. No, qui si manda al macello, in trincea proprio, vai, chi deve andare? Vai Conte, vai tu, e tutti a sparare, a picchiare addosso a Conte, che peraltro ha le spalle grosse e larghe, non fisicamente ma caratterialmente, mentalmente sì, però è anche quello meno strutturato da un punto di vista politico, perché non ha mai fatto niente prima di questa esperienza clamorosa, quindi forse servirebbe che quelli un po' più scafati e smaliziati, compreso Zingaretti che fa politica da quando è nato, lo aiutassero, prendessero posizione, e la stessa cosa magari facesse un po' di più, che ne so, anche Bersani, ma anche altri, Del Rio, quindi sto parlando sia di Leo sia soprattutto del Partito Democratico. Io lo vedo un po' zitto Zingaretti, e non vorrei che questo suo silenzio dipendesse dal fatto che lui si sente un po' in imbarazzo dentro questo governo, e c'è una parte di se stesso e una parte di Partito Democratico che preme e briga e trama, o quantomeno anela a un governo delle larghe intese, perché troppe persone attorno al Partito Democratico cominciano a suggerirglielo. Perché in effetti tu leggi Repubblica e Repubblica ti asciuga i coglioni e dovete fare il governo delle larghe intese. Non lo dice così, perché la nuova Repubblica è molto...
è molto furbina, ti dice le cose ma non te le dice fino in fondo. E te lo dicono gli opinionisti che sarebbero di sinistra ma sembrano essere più salviniani di Salvini. E te lo dicono i liberali democratici che sarebbero democratici ma giudicare da come parlano e da come ascoltano Conte non mi sembrano così democratici. Quindi mi immagino che Zingaretti sia lì, come spesso gli capita, che non sa cosa fare da grande e non sa se spingersi di qua o spingersi di là, e allora col suo carisma da salumaio di Vitiano se ne sta in un angolino sperando che qualcuno arrivi da lui e gli vende due o tre atti di finocchiona. Però ragazzi, bisognerebbe che, cioè, Zingaretti, dai, su, un po' di grinta. Io gliel'ho detto anche qualche diretta fa, ve l'ho detto anche a voi, diteglielo se lo incontrate Zingaretti, se gli telefonate, se vivete nella sua pagina Facebook, che peraltro è la pagina Facebook più triste dell'universo. Anche questo non è normale, ragazzi, che un leader di una forza così importante ci abbia veramente una pagina, ma una roba. Mio padre in confronto è veramente Berlinguer, è Marx, è Pertini, ma è un po' di vita. Cioè, sembra veramente che dentro il Partito Democratico, soprattutto i leader, o sono come Renzi, cioè non c'entrano un cazzo con la sinistra, oppure per essere leader del PD devi essere uno che un po' si vergogna di essere leader del PD. E metticelo un po' di palle sul tavolo, Zingaretti. Non è che ogni volta bisogna sempre stare zitti, c'ha sempre questo atteggiamento, sì, ecco, io sono qui in televisione, però non lo dite a nessuno, perché io mi vergogno un po'. Zitti, sì, io vi voglio bene, però non lo dite troppo in giro che sono qua. Si dice due o tre cose tra amici, poi mi levo dalle palle. Ma un po' di grinta. E diciamolo una volta per tutte, sto con Conte, appoggio il governo Conte, mi sono rotto le palle degli attacchi anche interni alla maggioranza al governo Conte, quindi cerchiamo di essere duri una volta per tutte con Renzi, visto che Renzi vi ha spolpato il partito, vi ha disintegrato politicamente e ancora ci avete sto timore reverenziale, vorrei sapere perché ogni volta che apre bocca Renzi c'è sempre questo atteggiamento del PD, tranne i Boccia, tranne Cupero, tranne quelli che l'hanno sempre criticato, ma gli altri hanno sempre questo atteggiamento da discolo, come se, sì, Renzi è un po' birbo, è un po' birbantello, è un po' caratteraccio, però tutto sommato, dai, è un ragazzo che vuoi che sia, e no. Eh no, perché se continuate a dargli spago a uno così, nel frattempo il governo cade, e poi veramente lo vorrò vedere. Sarò curioso di vedere Zingaretti se andrà al voto e con chi ci andrà al voto e chi candiderà al voto o se addirittura cercherà di fare un altro governo. Visto che io credo all'onestà intellettuale di Zingaretti, faccia una bella intervista netta, risoluta, in cui dice si va avanti con questo governo, ci piace questo governo, siamo convinti di stare dentro questo governo, se poi qualche fenomeno politico ci toglierà la spina, vedremo se sarà una spina che veramente si staccherà o se invece sarà un finto ultimatum, un finto attentato al governo Conte, e se proprio cadrà il governo si andrà a votare, perché preferiamo andare a votare invece di andare dentro un governo dove ci sono tutti tranne i 5 Stelle. Spero, Zingaretti, che tu una volta tanto mi stupisca per la risolutezza, non per l'onestà, su questo non ho nessun dubbio, ci mancherebbe altro, per la risolutezza politica. Ecco, un po' di grinta credo che ti farebbe bene. Che notizie ci sono, ragazzi? Poi vi parlo di Salvini, non me ne sono dimenticato. Allora, intanto, preoccupa l'aumento in Piemonte. I contagi delle ultime 24 ore sono 1900. Preoccupa l'aumento in Piemonte, 192 vittime, ma se ne aggiungono 282 di aprile mai conteggiate. Quindi le vittime sono veramente tantissime, soprattutto in Piemonte. E anche qui io mi domando con quale razio, con quale logica, con quale onestà intellettuale gli apritutisti pretendevano e pretenderebbero che il 4 maggio si aprisse tutto indiscriminatamente, soprattutto le regioni del nord, compreso il Piemonte. Cosa cazzo apri in Piemonte che sta morendo quanto muoiono in Lombardia? L'abbiamo capito che la situazione è straziante? No, non l'abbiamo capito, perché tanto è molto più facile dire che è cattivo il governo. Non è cattivo il coronavirus e non è cattivo il fatto che alcune regioni sono partite tardi e alcuni sistemi sanitari sono stati disintegrati e dissestati dai precedenti governi nazionali e regionali. No, è colpa del governo attuale che cerca di salvare le vite. Questa è veramente una logica straordinaria. Io veramente, quando fra 30-40 anni gli storici cominceranno a studiare questa fase che stiamo vivendo, si faranno delle risate amare terrificanti nel vedere le cazzate che abbiamo dovuto sentire. La Azzolina promette la riapertura delle scuole a settembre, l'ipotesi di formula mista con presenze alternate, quindi la metà degli studenti per metà settimana andrebbe a scuola, tenendo gli altri studenti che sono a distanza collegati, così la socialità resta. Quindi per 3 giorni alla settimana vanno a scuola alcuni e gli altri stanno a casa e si collegano per seguire le lezioni, gli altri 3 giorni si fa il contrario, quindi quelli che erano stati a scuola stanno a casa e viceversa. È allucinante come prospettiva, se ce l'avessero detta 3 mesi fa
ci saremmo messi a ridere dicendo, a ridere, avremmo detto che siamo dentro una serie televisiva. No, siamo dentro la realtà e io temo che non ci siano tante altre alternative. E queste anticipazioni di quello che verrà a settembre, non a maggio che siamo già, o a giugno, a settembre, ci fa capire come sarà la nostra vita almeno per tutto il 2020. Almeno per tutto il 2020. Questo non lo dico perché voglio fare il Cassandra della situazione, ve lo dico perché la realtà sarà questa. E insisto, se la realtà sarà questa a settembre, cosa cazzo apri adesso quando non te lo puoi permettere? Io ho veramente bloccato anche delle persone che conoscevo e che stimavo da anni, su Facebook, su Twitter. Twitter no, vabbè, Twitter è veramente, cioè, è il social di Gaia Tortora e questo dice tutto. Ma su Facebook, cioè, anche sulla mia, su WhatsApp, perché sto leggendo delle cose anche da persone che credevo fossero intelligenti, che, ma, cioè, roba tipo il discorso di Renzi 2 giorni fa è stato il discorso più bello che ho sentito nella storia repubblicana, cioè da persone che alla mia età, io veramente ho pensato, ma quanto vi drogate? E al tempo stesso attacchi a Conte come se fosse il nuovo Pol Pot, il nuovo Noriega, il nuovo Hitler, ma roba, qui siamo veramente al sottosviluppo neuronale totale. Io non so se è colpa della quarantena, se è colpa dell'ignoranza che veramente ci viene data proprio con la fionda, noi la mangiamo in questo paese l'ignoranza, ma non si possono sentire queste cose, veramente roba allucinante, si sentono delle cose allucinanti. Altra cosa che questa, cioè, chi vuol riaprire, poi vi parlo di Salvini, chi vuol riaprire, ecco, vi do questa notizia, mi dispiace darvela, però per capire in che mondo stiamo vivendo adesso e come stanno vivendo al di là dei confini nazionali. Francia, virgola, questa è la pagina del Fatto Quotidiano, qualcuno può dire che l'ha inventata Peter Gomez la notizia, non credo, home page, alle ore 19:26. Francia, governo proroga stato d'emergenza e annuncia, due punti, non ci sarà app per la ripartenza. Quindi la Francia, che era quella che doveva riaprire tutto, le scuole, eccetera, loro sono avanti, mentre noi siamo dei minchioni, governo proroga stato d'emergenza e annuncia non ci sarà l'app per la ripartenza. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la Francia, anche loro, devono prorogare lo stato d'emergenza perché la situazione non scende, non c'è niente da fare, non c'è cura, non c'è vaccino e la situazione non migliora come tutti speravano. Non è una bella notizia, ma è da deficienti o quantomeno da disonesti o quantomeno da furbini, scegliete voi l'aggettivo più adatto a certe persone che ho in mente, dire che tutto va bene, aprite tutto dal 4 maggio. E ancora, questa la dedico ai complottisti che fino a qualche settimana fa dicevano sì, ma il coronavirus non esiste perché in realtà è un contagio, ci avete fatto caso che i russi non si sono ammalati perché in realtà è un contagio che hanno voluto creare i cinesi e i russi, questi complotti, gli americani che erano arrivati coi soldati perché dovevano fare la guerra alla Russia, la terza guerra mondiale, tutte queste puttanate totali che circolavano in rete. Allora, la notizia qual è sulla Russia? Che stava bene perché loro i contagi non ce l'hanno, perché l'hanno fatto loro la pandemia. Russia, record di contagi, 10.000 in un giorno. Che vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che Russia è arrivato più tardi rispetto all'Italia. Non c'era nessun complotto. Le malattie, quando colpiscono, colpiscono. Le malattie nella loro carognagine sono democratiche. Non è che bussano alla porta e dicono la Russia, no, te no, te tutto sommato mi stai simpatico. Poi vanno in Italia, no, no, te invece ti colpisco perché mi stai sui coglioni. Le pandemie sono pandemie. Se si chiamano pandemie vuol dire che colpiscono ovunque. Quindi complottisti, andate veramente a fare in culo perché ci avete rotto le palle con questa comunicazione da sottosviluppati. Allora, tranne rari casi, ma i complotti sono quasi tutti veramente... brancolano nel buio e crollano su loro stessi. Ci sono due cose che mi hanno colpito, due notizie. La prima è quella che sicuramente voi stavate attendendo e anelando con grande bramosia, è questa, ed è Salvini. Ora, Salvini, ovviamente io avevo preso l'appunto e poi chiaramente l'ho perso, ma adesso ve lo trovo. Salvini ha fatto un post qualche ora fa, 3 ore fa credo, che per me è allucinante, ma veramente allucinante, perché io ci vado ogni tanto nella pagina di Salvini e dico, ma mi stupisci in positivo Matteo, ma lo dico sinceramente perché mi piacerebbe che lui ogni tanto facesse dei post che mi facessero sentire troppo cattivo nei suoi confronti, ma io sarei contento, sarei veramente contento, mi piacerebbe che proprio mi desse il motivo di vergognarmi perché sono stato un po' birbantello nei libri e negli spettacoli teatrali su di lui. E invece lui, 3 ore fa, adesso ci arrivo, quanto scrivi però ragazzi Matteo Salvini, mamma mia, gente libera oggi a Bologna, vabbè questo chi se ne frega, diciamo che sono liberi a Bologna, ecco, questa è meravigliosa, ecco, allora, guardate, allora siamo dentro una pandemia, le persone come avete visto purtroppo stanno morendo troppo e con una velocità allucinante, non rallentano, qual è la priorità secondo me? La priorità è salvare le vite degli italiani,
e le vite delle persone, non degli italiani, ma delle persone in generale. E questo credo che su questo sia d'accordo, almeno su questo anche Salvini. Ma cosa scrive lui 3 ore fa, Matteo Salvini, dentro una pandemia, a 2 giorni dall'inizio della fase 2, che sarà una fase difficilissima, difficilissima? Scrive questo. Di cosa parla? Dei migranti. Ora, il 2 maggio, ma che cazzo me ne frega a me dei migranti, ragazzi? Veramente, io ho sopportato 6 mesi, 8 mesi, 1 anno, questa bischerata totale del problema unico del paese che erano i migranti, e il decreto sicurezza 1, e il decreto sicurezza 2, e questo qui che faceva il ministro dell'interno, appoggiato purtroppo dai 5 Stelle, con Conte dentro quel governo, lo so benissimo, nessuno è perfetto in questo paese, men che meno il governo che io chiamavo Salvi Maggio. E toccava sopportarlo, e la divisa della polizia, e la divisa dell'esercito, e la divisa di quest'altro, e i porti chiusi, e caro la racchetta è una zecca, e quell'altri devono stare lì al mare, e quell'altri stanno brigando per il traffico degli umani, non se ne poteva veramente più, si parlava soltanto di questo, ma funzionava da un punto di vista propagandistico, infatti è arrivato al 34%. Prima che si suicidasse politicamente al Papete, Matteo Salvini viveva in una bolla di consenso inspiegabile, inaccettabile, al punto tale che si permetteva di fare delle conferenze stampa allucinanti, quella che fece al mare il 6-7 agosto, in cui prese in giro il giornalista di Repubblica che aveva fatto lo scoop del figlio di Salvini che aveva utilizzato per alcuni secondi, per alcuni minuti, una moto d'acqua della polizia. Quella è stata una conferenza stampa terrificante, con Salvini che ha usato dei toni veramente forti, per usare un eufemismo, nei confronti di quel giornalista di Repubblica. Ce ne fosse stato uno dei colleghi di quel giornalista di Repubblica che si sia alzato e abbia difeso il giornalista di Repubblica. A un certo punto c'è uno, a me è sempre rimasta in mente questa cosa, c'è uno che si alza o fa la domanda senza alzarsi a Salvini, collega del giornalista di Repubblica, che dice, tutto timido come se avesse davanti Dio o il monolite nero di Kubrick, e dice, ministro, poi con questo tono sussiegoso, proprio maldestro, un po' vile, di quello che si vergogna, che è proprio umile nei confronti del padrone, o comunque del capo, ministro Salvini, le chiedo scusa, io non sono di Repubblica, come se essere di Repubblica costituisse, non so, avere la lebbra, avere il tifo, il tetano. Ecco, quello era il clima. E perché il clima era quello? Perché Salvini ci difendeva dallo sbarco dei migranti, dall'invasione dei migranti, che è proprio il problema stringente di noi italiani. Cosa cazzo ce ne fregherà se arrivano 5, 10 o 20, 30 migranti in più? Lo vorrei sapere, soprattutto tenendo conto che nella stragrande maggioranza dei casi sono persone che scappano dalla guerra. E questo è il punto. Dopodiché è ovvio che le persone che non sono in regola vanno assolutamente rispedite al mittente, o comunque vanno punite secondo le leggi vigenti, ma non puoi parlare soltanto di questi, non puoi taroccare i dati, non puoi fare disinformazione sulla pelle delle persone che quasi sempre scappano da paesi devastati, e quando non arrivano in Italia è perché vengono fermati in quelli che sono i lager libici, e noi abbiamo sempre fatto finta di niente fingendo che non esistessero quei lager libici. Andateli a vedere le immagini, andate a vedere quello che fanno ancora oggi a quelli che stanno dentro i lager libici, che sarebbero dei luoghi dove vengono tenuti lì, no, non vengono tenuti lì, vengono torturati lì, che è diverso. Ecco, dopo tutto questo, il 2 maggio, 3 ore fa, ormai 4 ore fa, cosa scrive Matteo Salvini? 3.465 sbarchi dall'inizio dell'anno al 30 aprile. Ancora sto stesso tema. Nello stesso periodo dell'anno scorso, quando c'era lui che ce l'ha lungo, a differenza del governo attuale, quando governava la Lega, senti questo tono, quando governava la Lega, noi, saluto al Duce, a lei, quando governava la Lega erano stati solo 779. Chiaramente lui mette accanto dei dati che non c'entrano niente, delle congiunture storiche che non c'entrano niente, ma è così, i sondaggi, è come faceva Renzi, come faceva Berlusconi, come fanno tutti i politici a dire più. Più 345%, quindi questo governo ci porta più 345% di persone, migranti, che verranno da noi e quindi ci ruberanno il lavoro che già non c'è perché c'è il Covid. Questo è il sottotesto sempre di Salvini quando parla di migranti. Ad aprile 2020 si sono contati 671 sbarchi contro i 255 di aprile 2019 e più 163,1%. Disastrosi anche i dati dei cosiddetti sbarchi fantasma. I cosiddetti sbarchi fantasma che c'erano tanto con lui quanto adesso. Uguali. 1761 nel 2020 contro i 628 del 2019. Quindi c'erano anche nel 2019. Erano pochi, ma c'erano. Tu hai sempre detto che non c'erano, quindi ci dai una notizia. C'erano gli sbarchi fantasma anche con Superman Matteo Salvini al Viminale. Al Viminale si fa per dire, perché non t'han visto quasi mai al Viminale. Dico quasi, e qualche volta t'hanno visto. Attenzione, perché il finale è il capolavoro di Salvini. Nel finale lui tira le fila e fa il gran finale, un po' come i grandi scrittori, no? Tesse prima la trama e poi com'è il gran finale, la season finale, no? L'ultima puntata della serie televisiva, qual è? È questa.
Neppure il Covid-19 ferma il business dell'immigrazione. Lui c'ha proprio a cuore la lotta al business dell'immigrazione. Non è che lui parla di immigrazione perché gli fa gioco agli occhi del suo elettorato, che appena vede un migrante reagisce come io quando vedo Renzi. No, no, lui ce l'ha contro il business dell'immigrazione, perché lui è uno democratico, lui è uno che combatte per la giustizia e contro le ingiustizie. Lui è Zagor, lui è Tex, lui è Nembo Kid. Neppure il Covid-19 ferma il business dell'immigrazione. Il governo blocca in... qui è capolavoro, attenzione, attenzione. Poi, dopo aver parlato di migranti, ecco lo switch. Improvvisamente di cosa si parla? Di cose che non c'entrano un cazzo. Quindi lui mette sullo stesso piano noi che siamo chiusi in casa, per forza, perché c'è una malattia che sta mietendo ancora vittime, e i migranti che secondo lui invece entrano così, con le ciabatte, il costumino alla moda, vanno in spiaggia, si fanno le seghe e prendono il sole. Loro sono liberi mentre noi soffriamo le pene dell'inferno per colpa di Conte e dei 5 Stelle, del PD e delle zecche rosse. Questo è il sottotesto della Lega, del leader della Lega, che viene creduto e da cui si abbeverano questi fenomeni conformisti, come li chiamava Giorgio Gaber qualche minuto fa. E il finale del post è questo. Il governo blocca in casa gli italiani, fa uscire i delinquenti, quindi non solo blocca in casa noi, ma fa uscire i delinquenti, perché Bonafede, che ha rifatto completamente i vertici dopo quello che è successo nei giorni scorsi, quindi ha preso delle decisioni fortissime che mai avrebbe preso la Lega se la giustizia fosse in mano alla Lega e non ai 5 Stelle, ma sono tutte queste cose che a lui non fregano un cazzo, come non gli interessa il fatto che i boss sono usciti per decisioni dei giudici di sorveglianza, non certo del governo, perché Bonafede non c'ha né la volontà sicuramente, ma non avrebbe neanche il potere di far uscire Zagaria o di far uscire Cutolo o di far uscire Pippo Fava. Non lo farebbe mai Pippo Gendarme, chiamatelo come cavolo vi pare, Pippo Fava no, perché sarebbe un bisticcio tremendo, per carità, non citiamo assolutamente uno dei più grandi giornalisti che ha avuto questo paese. Non ce l'ha il potere né la voglia il signor Bonafede, il ministro della giustizia, di fare tutto questo. Non c'entra niente, era una delibera, era una circolare del DAP del 21 aprile, se non ricordo male, o del 21 marzo, che aveva semplicemente detto: quelli che stanno male over 70, state attenti perché con il Covid potrebbero stare ancora peggio, quindi ponderate la seguente situazione: se gli over 70 hanno queste malattie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voi giudici di sorveglianza valutate se farli uscire o meno. Non è la stessa cosa che dire uscite tutti, e soprattutto non lo ha fatto Bonafede e non lo ha fatto questo governo. E non appena si è reso conto il governo che qualche giudice di sorveglianza sbadatamente, erroneamente, colpevolmente ha applicato alla cazzo quella circolare, cosa ha fatto Bonafede? Ha sdraiato completamente i vertici, ha cambiato totalmente i vertici per dare un segnale forte, prendendo delle persone che hanno dedicato tutta la loro vita alla lotta antimafia. Questa è la realtà. Questa è la realtà che succede tutti i giorni, che spesso non vi raccontano né i giornali, né i media ufficiali, né la televisione, alcune sì per carità. Questa invece come viene letta da Matteo Salvini. Neppure il Covid-19 ferma il business dell'immigrazione, il governo blocca in casa gli italiani, fa uscire i delinquenti, i boss da galera, poi da galera, non dalla galera o dal carcere, da galera. Lui parla veramente come uno, lo so, un camionista che si ferma al bar al quarto giro di gin tonico, al quarto giro di vodka. I boss da galera, senti come parla, neanche bossi parla, i boss da galera, pronunciato così magari, e spalanca i porti. Quindi senti cosa riesce a inventarti Matteo Renzi il 2 maggio, quando non è successo niente politicamente di rilevante. Lui deve creare la polemica, si rende conto, li vede i consensi che stanno crollando, i sondaggi che stanno crollando, tutto che sta implodendo della sua comunicazione sui social e non solo sui social, e lui alle 4 di pomeriggio, alle 3 di pomeriggio del 2 maggio, dentro una pandemia, ti arriva, uno, parlare dei migranti che non fregano un cazzo a nessuno in questa fase storica. Due, mettere accanto la presunta libertà dei migranti con lo stare a casa, colpevole nostro per colpa, colpevole nel senso per colpa di Conte, che ci ha reso tutti agli arresti domiciliari. Tre, in colpa Conte di liberare i boss da galera, Quattro, spalanca i porti. Pensa quante ne fa Conte. Ci tiene in casa, magari ci guarda così col calagico, scanzi, sei uscito 5 minuti in più, vaffanculo, 3 anni di galera, perché questa è la logica. Conte è questo, è il RAS, è il tiranno che gode del nostro dolore. Nel frattempo fa entrare i migranti, perché Conte è così. Conte, quando non sa che fare, proprio telefona alla Libia e dice: oh, Libia, me li fai arrivare tutti a Lampedusa, perché io godo quando arrivano tutti. Questa è sempre la logica. E la Lamorgese tutta, sì, vai, facciamoli entrare tutti. Liberiamo i boss da galera,
e poi spalanchiamo i porti. Ragazzi, questa è la comunicazione di Matteo Salvini, in un giorno anche debole, quindi ne fa anche di peggio. Diciamo, questo è il Matteo Salvini al limite minimo della cazzata propagandistica. Quando proprio Salvini si trattiene, scrive queste cose qua, e si è trattenuto. Tra l'altro Salvini, ve lo segnalo anche, ha fatto una cosa meravigliosa che io vi consiglio perché è stato uno dei momenti musicali più belli della mia vita. Ieri notte, in queste sue dirette che fa su Instagram quando risponde alle domande degli spettatori, dei follower su Instagram, ogni tanto, ci sta, lo faccio anch'io, se rispondessi alle vostre domande anch'io sicuramente direi molte più sciocchezze di quante già non ne dica, magari mi metterei a canticchiare come faccio nella sigla iniziale, però a un certo punto si è improvvisato cantante e ha interpretato un brano di Max Pezzali. Allora, io l'ho appena sentito con la mia compagna poco prima che cominciasse questa diretta, sono stati, credo, i 50 secondi più strazianti del 2020 da un punto di vista acustico. È una roba, avesse indovinato mezza nota, è l'uomo più stonato dell'universo, una cosa devastante. E tutto sommato però è più bravo come cantante che non come politico. Quindi anche questo ci fa capire molto la situazione in cui siamo stati catapultati sia da un punto di vista sanitario ma soprattutto da un punto di vista politico. Io sono veramente terrorizzato, ragazzi, all'idea di vedere in Parlamento, purtroppo lo vedo già, al Senato, di vedere al governo di nuovo uno così. E c'è gente che purtroppo sta operando perché questo accada. Ci sono altre due cose che voglio dirvi, ragazzi. Intanto, sul Manifesto stamattina, credo stamattina o ieri, non me lo ricordo, è uscito un appello fatto da alcuni intellettuali, per esempio Bonaga, per esempio Anna Falcone, credo anche Zagrebeschi, che sostanzialmente dice: basta agguati al governo, preoccupano gli show dei democratici liberali. Che vuol dire questo? Adesso se lo trovo vi cerco anche il pezzo esatto, però il succo è questo. In questo appello alcuni intellettuali come appunto Bonaga e Anna Falcone dicono sostanzialmente quello che anch'io nel mio piccolo vi ho sempre detto, e cioè in queste settimane, e cioè questo è un governo pieno di punti deboli, pieno di criticità, ci sono sicuramente degli elementi che non rientrano nei nostri sogni, però tutti gli altri governi che potrebbero nascere da qui ai prossimi mesi sarebbero molto peggio. E allora il succo è: cerchiamo non di difendere questo governo, perché non si tratta di difenderlo, ma cerchiamo di renderci conto dell'importanza storica che si trova di fronte l'esecutivo attuale, e cerchiamo di ricordarci che in un contesto simile probabilmente questa è la scelta meno peggio che noi abbiamo. L'appello è uscito ieri, non oggi, è uscito ieri, 1 maggio. Basta con gli agguati al governo. Inizia così l'appello pubblicato sul Manifesto del 1 maggio e sottoscritto da intellettuali ed esponenti del mondo della cultura. Una presa di posizione è arrivata poche ore dopo gli attacchi di Matteo Renzi in Senato contro il Premier e le accuse di presunte violazioni costituzionali. A preoccupare i firmatari sono gli show dei democratici liberali. E poi vi dico cosa, a chi si riferiscono, perché un'idea ce l'avete anche voi. Tra le prime adesioni ci sono quelle di Stefano Bonaga, Lorenza Carlassarre, Thomas Casadei, Anna Falcone, Nadia Orbinati, Marco Revelli e Piero Ignazi. Il dibattito è aperto soprattutto per quanto riguarda le presunte violazioni della Carta. Zagrebeschi ha detto l'esatto opposto ieri sul Fatto Quotidiano, citato anche da Marco Travaglio ad Accordi e Disaccordi. A questo appello qualcuno ha risposto in maniera molto negativa, per esempio Vladimiro Giacchè, che con tutto rispetto non so che cazzo sia, lo dico proprio sinceramente, io l'ho sentito nominare ma boh, non so che cosa scriva sto Giacchè, e Sofia Ventura, che addirittura ha parlato di prove di regime per quanto riguarda il governo Conte. Ora, Sofia Ventura, per carità, è un editorialista, ricordo semplicemente che Sofia Ventura negli ultimi anni ha creduto ciecamente in Fini e Fini è morto, e poi ha creduto ciecamente in Renzi e Renzi poi ha fatto la fine che ha fatto. Quindi, al netto dell'intelligenza innegabile di Sofia Ventura, diciamo che lei non ha esattamente il fiuto della politica per quanto mi riguarda. È molto brava ad analizzare certi dati, dopodiché nel riconoscere i cavalli vincenti e i cavalli perdenti non è esattamente una figura da prendere, secondo me, a esempio, ma insomma ognuno ha i pareri che ha e che si merita. Non passa giorno l'esordio del documento senza che opinionisti e politici in cerca di visibilità mettano in croce il governo con ogni più vario argomento, soprattutto dopo la conferenza stampa del 26 aprile. Il governo Conte non è migliore, non ve lo leggo tutto, il governo Conte non è migliore dei possibili governi, sempre che da qualche parte possa esistere un governo perfetto, in aggiunta viviamo in una condizione di inedita emergenza e anche di straordinaria incertezza, e poi va avanti. È certo che i messaggi di Palazzo Chigi non hanno sempre la chiarezza necessaria, bla bla,
ma niente ha intaccato la libertà di parola e di pensiero degli italiani, e questi interventi sono avvenuti nel rispetto delle prerogative emergenziali che la Costituzione assegna all'esecutivo. Io, per quel che vale, sono totalmente d'accordo con questo appello e credo anch'io che sia estremamente pericoloso, come vi dico da tempo, come vi ripeto da tanto tempo, ormai dalla prima diretta che ho fatto, neanche mi ricordo più quando l'ho fatta, sarà stato metà febbraio, fine febbraio, non lo so. Credo che sia pericolosissimo attaccare scriteriatamente questo governo, e credo che a far più danni siano gli attacchi non di quelli dichiaratamente di destra, perché sai, se un Belpietro o un Sallusti o quelli che scrivono a Libero, che neanche cito ormai, attaccano alla cazzo, Belpietro non attacca alla cazzo perché Belpietro è bravo quando vuole, eppure Sallusti tutto sommato quando vuole sa sicuramente cosa dire e cosa scrivere, molto più Belpietro, ma insomma anche Alessandro quando vuole a volte se lo ricorda, Libero neanche lo nomino, però sai, da loro è chiaro che te lo aspetti, ci sta, hanno delle posizioni diverse, sperano che al governo ci torni Salvini, ci torni Berlusconi, ok no, ma insomma è democrazia, ci mancherebbe altro. Quello che io trovo aberrante è l'attacco di quelli che sarebbero di sinistra, ma che odiano così tanto i 5 Stelle e quindi Conte, da sperare, come quelli che per far dispetto alla moglie si taglia le palle, o se ne tagliano anche solo una di testicolo, però sono contenti perché ha fatto dispetto alla moglie, e senza ricordarsi che il dispetto l'hanno fatto anzitutto a loro stessi. Questi editorialisti, questi opinionisti, questi pseudo esperti di politica sono esattamente così. Non vi faccio dei nomi perché non voglio rifare gli stessi nomi di persone che spesso, peraltro, frequentano o i programmi che frequento io, o comunque programmi sostanzialmente analoghi. Quindi firmo anch'io metaforicamente, e se ci sarà modo anche fisicamente, questo appello, ma sanno già chi l'ha stilato, sa già che la penso come loro, perché li conosco più o meno tutti, coloro che hanno sottoscritto questo appello, degli intellettuali. L'altra cosa che invece voglio dirvi è un appello che per certi versi mi ha colpito ancora di più, perché io, ragazzi, non mi ricordo una cosa di questo tipo. Cioè, questa è veramente una fase storica clamorosa. C'è stata una persona, alla faccia della persona, che ha detto, parlando della situazione storica politica, quindi parlando delle istituzioni, se devi attraversare un fiume non cambi cavallo in mezzo al guado. Sapete chi l'ha detta questa frase? Intanto contestualizziamo, che vuol dire, se una persona parla della situazione attuale e delle istituzioni e mi dice dal suo pulpito, che è un alto pulpito, è un pulpito enormemente importante, forse il più importante di tutti, soprattutto per il mondo occidentale, se mi dice, se devi attraversare un fiume, non cambi cavallo in mezzo al guado, che vuol dire secondo voi? Vuol dire che noi siamo in mezzo al guado, o qualcuno direbbe al guano, e quando sei in mezzo al guado o al guano, ma lui non potrebbe dire guano, io non cambio cavallo. Perché magari è un cavallo non perfetto, magari è un cavallo stanco, magari è un cavallo che è peggio di quello che avrei potuto avere 2 o 3 anni fa. Però è il cavallo che ho adesso. O quel cavallo lì mi toglie dal guado o dal guano, oppure io non esco dal guado e dal guano. Tradotto, che vuol dire? Vuol dire, istituzioni italiane, tenetevi il cavallo Conte, tenetevi il governo Conte, perché non sarà il cavallo del secolo, e neanche Conte credo che pensi di essere il cavallo del secolo o lo statista del secolo, ma non ci sono al momento situazioni migliori di quella che tenere questo cavallo. Sapete chi l'ha detta questa frase? Non l'ha detta Di Maio, non l'ha detta Conte, non l'ha detta Travaglio, non l'ha detta Scanzi, men che meno l'ha detta Zingaretti, men che meno l'ha detta Renzi, men che meno l'ha detto Salvini, men che meno l'ha detto la Meloni. L'ha detta Papa Francesco. E a me questa cosa, che in questa fase storica, la persona che ha più lucidità, non solo morale, questo non mi stupisce da parte di un Papa, anche se abbiamo avuto dei papi terrificanti, penso per esempio a Papa Paolo IV, ma qui si va veramente a molti secoli fa. Ma se penso alla lucidità politica, al buon senso e al rispetto delle istituzioni, ecco, io credo che al primo posto ci sia proprio Papa Francesco. E questo è inedito, perché io non me la ricordo. Una simile lucidità che peraltro avvantaggia un governo che non è esattamente il governo più cattolico del mondo, che è un governo fatto anche da persone dichiaratamente laiche, che è un governo che vorrebbe delle leggi sulla famiglia, sull'aborto, sull'eutanasia, sulle coppie, sicuramente non vicine sul fine vita, sicuramente non vicine alle leggi canoniche del Vaticano. Ciò nonostante, Papa Francesco continua a essere una delle persone più lucide di questi tempi storici. E forse anche per questo è forse il primo Papa che sta profondamente antipatico ad ampi settori, i peggiori, del centrodestra, non solo italiano ma purtroppo mondiale. Ragazzi, ci vediamo domani, grazie per la chiacchierata, domani ci vediamo sempre alle 19, sempre da questa pagina. Poi, se alle 20.30, 21, il nostro amico Giletti riospita e reinvita
Salvini, e Salvini dà ancora spettacolo, come praticamente fa sempre nel programma Non è l'arena, è Giletti, come Non è l'arena, è Salvini, come l'ha ribattezzata Marco Travaglio, a quel punto magari farò anche una diretta speciale. Ma intanto noi ci vediamo domani alle 19 e ancora grazie. Ciao belli.